dalle lacrime di Mimmo, dicevo, dell'anno scorso, a quelle di gioia di quest'anno. Bello, è stato bello. Sì, veramente molto bello, noi siamo molto molto contenti, abbiamo raggiunto un obiettivo importante, una società che all'inizio dell'anno ha lasciato chiaro l'obiettivo e oggi con tutto il lavoro di tutto lo staff, tutti i giocatori, tutti quelli che lavorano in sede, dai magazzinieri, i presidenti, tutti, no? Penso che oggi abbiamo raccolto tutti i frutti di questo lavoro qua. E adesso andiamo a festeggiare in piazza, che veramente ci sarà un casino, la gente che aspetta, e siamo molto, molto contenti. Il tuo sorriso parla per te, poi tu hai fatto una grandissima stagione. I gol di Cazzia ne hanno parlato tutti praticamente, ma bisogna dire anche le parate di Rafael. Sono contento, dai, assieme a me ci sono anche altri portieri come Nico, Sberardi, Slug e anche il mister di portieri, che devo ringraziare tanto, perché loro purtroppo il nostro ruolo gioca solo uno, ma loro sono veramente bravi in settimana che ci abbiamo messa tutto, cioè chi gioca, chi non gioca, tutti quanti hanno meritato questa gioia qua. Tu hai visto tanti compagni di squadra, no? Hai visto anche qualche presidente, adesso è arrivata la società nuova, cambiato tanto, però anche il presidente Martinelli tu l'hai conosciuto bene, lo conosci bene, insomma, merito anche suo questa Serie A. Sicuramente, lui ha acquistato la società in tempi difficili, dove è riuscito a sistemare un po' le cose, e adesso quando è arrivato il nuovo presidente sicuramente loro due sono riusciti a organizzare molto bene una società veramente seria, sana, che vuole il bene del Verona e vuole portare il Verona nei campionati più difficili, che sono la Serie A, e speriamo anche il più alto possibile. E per te invece com'è? Finalmente le porte della Serie A si spalancano, Rafa? Quello sì, sono veramente molto contento. Adesso cercheremo di festeggiare con i ragazzi e da domani in poi andiamo in vacanza e ci mettiamo a posto. Grazie, complimenti, Rafa. Grazie. Sei stato un grande.